Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio accanto alla cripta di Santa Maria delle Grazie con un tono un po' più raccolto, proprio perché qui accanto ci sono i pellegrini in preghiera, accanto alle reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina. Oggi ci troviamo qui perché in questo piccolo vialetto si racconta anche l'itinerario che ha fatto Padre Pio oltre al convento di San Giovanni Rotondo anche in questi conventi. Qui ad esempio riconosciamo il convento di Morcone, Sant'Elia, San Marco la Catola, Serra Capriola, in diversi anni della sua vita. Ma il primo convento in assoluto che lui ha conosciuto è questo, il convento di Morcone, 1903-1904, quando lui da giovane ragazzo, quindicenne, scelse questa vita, l'ordine dei frati minori cappuccini. E proprio in quel convento cominciò la sua vita di frate minore cappuccino. Nel noviziato. Il suo padre maestro, padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, aveva una malattia, uno stato epilettico non convulsivo, cioè lui per molto tempo capitava di rimanere fermo oppure si addormentava e non si risvegliava, ecco. Aveva questa sorta di malattia. Infatti racconta Padre Antonio Salvatore in un piccolo libricino dedicato alla presenza di Padre Pio a Morcone. Padre Tommaso era un sant'uomo, però soffriva di questi frequenti vuoti, perdita di conoscenza, da cui poi si riprendeva dopo un po' di tempo. E accadde una volta proprio, anzi un paio di volte, accadde proprio al giovane Francesco Forgione, ovvero giovane fra Pio da Pietrelcina, perché aveva appena effettuato la vestizione il 22 gennaio del 1903. Infatti fra Pio andò a confessarsi dal padre maestro che durante la confessione ebbe una di queste crisi. Fra Pio attese una buona mezz'ora, scalzo, inginocchiato, finché poi il padre maestro non si riprese. In un'altra circostanza, e questo doveva accadere sempre, siamo nel periodo invernale, a piedi nudi, scalzo, quindi immaginate, in una clausura del 1900, il freddo senza riscaldamento. Bussò alla porta del padre maestro. Erano più o meno le 21, le 9 di sera, periodo invernale, fra Pio scalzo, senza mantello, inginocchiato, perché bisognava attendere che il maestro aprisse la porta in ginocchio. Aspettò pazientemente, pensate un po', per circa 2 ore, ma il padre maestro prima, perché preso proprio da un momento di crisi, ecco, critico, non aveva sentito bussare, poi anche perché si era messo a letto, non sapeva di Fra Pio. Quindi un ulteriore momento di smarrimento del padre maestro. Lo stesso Fra Pio non ebbe il coraggio di andare di nuovo a bussare alla porta. Intanto in convento, di convento nella fraternità tra i frati non sacerdoti, c'era Fra Camillo Colavita, che era il frate che portò Francesco Forgione in convento, perché grazie alla sua barba, ecco, Francesco Forgione si innamorò di questa vita. E Fra Camillo, che aveva visto Fra Pio dinanzi alla porta del Padre Maestro alle 9 di sera, lo rivide dopo verso le 23. Allora capì che era di nuovo lo stesso problema del Padre Maestro. Chiamò il piccolo Fra Pio, il quindicenne Fra Pio, infreddolito e lo riportò al fuoco comune. Ecco, questa è una delle piccole esperienze di Francesco Forgione, poi diventato Fra Pio nel convento di Morcone, il suo primo approccio con l'ordine dei frati minori cappuccini, dove fu proprio il padre maestro, una persona buonissima che amava questo suo novizio, lo indicava come esemplare per tutti gli altri novizi che erano nel convento.